Sono Reza Rabbani, ho 21 anni, vengo dall'Afghanistan e il mio nome in persiano significa desiderio. Vorrei studiare medicina, infatti mi sono iscritta all'Università di Zurigo per studiare, inizio con biomedicina e sperando di poter passare poi a medicina umana. Mi piace molto anche aiutare le persone. Io quando sono arrivata qua in Svizzera ho ricevuto molti aiuti da molte persone, soprattutto dai medici, diciamo. È uno dei miei sogni anche quello di diventare un medico. L'aiuto e soprattutto, diciamo, quell'amore che si dà a una persona per poter andare avanti nella vita. Sono venuta qua in Svizzera insieme alla mia mamma e altri 6 fratelli. Attraverso l'Iran, Turchia, siamo passati dall'Iran alla Turchia a piedi, poi con la barca in Grecia e infine attraverso camion e sempre a piedi anche un pezzo. Siamo arrivati in Grecia, in Italia e poi infine in Svizzera. E durante questo viaggio che abbiamo fatto, che durava circa 4 mesi, il mio fratellino aveva quasi un anno. E io l'ho portato quasi per tutto il viaggio, l'ho portato io in braccio. Mio padre purtroppo è rimasto in Afghanistan, è stato fino all'anno scorso un prigioniero dei talebani. E credo che molto spesso le persone che non hanno avuto queste esperienze, l'esperienza di dover lasciare il proprio paese. La cosa che mi ha colpito più di ogni cosa era il fatto che è molto verde, non lo so, e ci sono molte montagne ed è verde, c'è tanta natura, e questa è la prima cosa che mi ha colpito. E il fatto di non dover per forza portare il velo mi ha colpito, cioè il fatto che mi lasciavano la libertà di scegliere cosa volevo fare io, portare, cioè come vestirmi, come parlare con le persone, avere contatti con gli amici. Essere qui significa anche essere liberi. Io posso, adesso ho 20 anni e posso fare le mie scelte e andare avanti nella strada che ho scelto io e quindi diventare ciò che voglio io e non diventare ciò che gli altri scelgono per me. Questo è molto importante e mi piace molto questa nuova vita che io ho cominciato qui, che sto continuando a vivere. È una cosa che mi riempie di gioia e sono felice. Non so cos'altro devo dire.